Dopo le tante segnalazioni, l'amministrazione comunale è intervenuta riqualificando il sottopasso del Lido di Fano. Colorato, luminoso e con un richiamo al mare. In attesa del progetto con RFI, che porterà l'allargamento del sottopasso di Viale Cairoli per ciclisti e pedoni nel marzo del 2024, sabato pomeriggio scorso, Comune e studenti del liceo Apolloni di Fano hanno inaugurato la nuova veste del sottopasso, che nulla ha a che vedere con quello visto finora. Ad elencare gli interventi è l'assessore al decoro urbano Barbara Brunori. Abbiamo fatto un intervento di riqualificazione nella sostituzione di una nuova pavimentazione con delle nuove illuminazioni, quindi abbiamo inserito dei faretti a LED lungo le pareti. Nelle pareti è stata appunto posizionata quest'opera straordinaria di oltre 40 metri messa a disposizione dalle scuole, che appunto non solo racconta il mare, ma racconta anche una poesia in dialetto fanese scritta da un nostro poeta locale, che è Elvio Grilli. Ed inoltre abbiamo anche inserito all'interno delle scalinate quelli che sono gli stemmi della città, perché anche quello ci identifica ancora di più e ci fa riconoscere. Mi sento di ringraziare davvero di cuore tutti quelli che hanno collaborato al progetto, perché sono stati tanti gli attori, ed è questo il senso con cui vogliamo davvero attraversare il cambiamento sui più luoghi. Diverse le scene presenti nelle pareti che raccontano il mare in due momenti differenti della stagione. Da un lato il mare è stato interpretato come tempo estivo, quindi gioioso, colorato, il tempo dello svago, il tempo del gioco. E dall'altra parte un'interpretazione del mare, diciamo che mi verrebbe da dire il mare come luogo interiore, il mare come luogo, come interlocutore verso nei momenti di difficoltà, di tedio, di angoscia. Quindi due tempi diversi del mare, ma anche due stagioni della vita. Prima della benedizione di Don Gianfranco Casagrande, gli studenti hanno preso parola, tra cui la giovane Matilde Parisi, che ha lanciato un appello al buonsenso. Il mio è un appello a tutti i nostri coetanei di non imbrattare o rovinare in alcun modo questo lavoro, perché noi ci siamo impegnati, ci abbiamo messo tanto tempo e sarebbe veramente uno spreco rovinarlo. Faccio questo appello perché è importante preservare i beni culturali e l'abbellimento della città.